Siamo alla 29esima puntata di Bar Sport con la pagella di Fiore Cipolletta. Questa puntata la trasmettiamo da Capitignano, Giffoni Sei Casali. Fiore, come consuetudine, prende il caffè. Com'è questo caffè? Vogliamo subito che ci dia il primo voto. Quello col Benevento era eccezionale. Sì. Questo dopo Lecce è stratosferico, è lunare. È un caffè di un sapore che voi non avete proprio idea. Dopo vi spiego il perché. Okay, quindi ci spiegherai tutto dopo. E con noi in studio anche questa volta Matteo Di Muro, allenatore dei Record, che abbiamo presentato la settimana scorsa. E ha portato bene, è stato di nuovo qui, è stata una bella gara. Quindi ci vediamo anche la settimana prossima. Se porti fortuna va bene. Buonasera a tutti, ci ritroviamo dopo la grande prestazione col Benevento, la Sanitana si ripete in quel di Lecce. Ok, Fiore, io devo ricordarti una cosa, che Fiore ovviamente per chi ci segue da casa è il professore del calcio, ma dobbiamo chiarire un punto. Ieri il mago del calcio di Salerno, Don Antonio Guariglia, ha azzeccato quattro risultati. Come fa piacere, è ufficiale, quindi Fiore, prendi atto di questa cosa. Prendo atto con grande amore. Io purtroppo non l'ho potuto giocare perché io ero a Lecce, Don Antonio invece si sta in quel di Brignano, si riposa, e quindi alla prossima volta direi che lo chiamo, gli dico: gioca questi quattro risultati, Antonio. Ti saluto, Antonio. Vabbè, e arriva in studio anche un tifoso, ecco, prego, si può accomodare. Da dove viene? Pasqualino Malangone di Giffoni Sei Casali. È stato a Lecce ieri? Non sono stato a Lecce, però ho potuto ammirare oggi pomeriggio in TV lo spettacolo della Salernitana. Se ci porti fortuna la prossima volta tornerà, quindi anche un'altra volta, anche... perché noi siamo molto scaramanti. Siamo scaramanti. Andiamo avanti. Passiamo quindi adesso all'analisi della partita. Com'è stato il primo tempo? Il primo tempo è stato un primo tempo, soprattutto all'inizio il Lecce ha tentato di fare la partita, ma la Sanitana ha risposto colpo sul colpo. C'è stato un buon ritmo, poi nel secondo tempo giustamente il Lecce ha abbassato questo ritmo e la Sanitana è venuta fuori, e poi giustamente su un calcio da fermo Colombo è riuscito a mettere la palla in rete. Sono partite che si risolvono sugli episodi, sono partite che si risolvono mentalmente. La Sanitana sotto questo punto di vista, psico-fisico aggiungerei, è in ottimo stato di grazia. Fiore, tu che sei stato a Lecce, è stata una bellissima partita? Io ritengo di sì, anzi voglio aggiungere una cosa. A me è piaciuto più Lecce che il Benevento. Tu ti ricordi che qualche settimana fa dissi che queste quattro giornate erano determinanti. Come tu vedi, lui si ricorda. Anche il nostro amico tecnico disse: importante Benevento, determinante quel di Lecce, perché Lecce non ha preso sotto gamba la partita, Lecce ha giocato a viso aperto e rispetto al Benevento voleva vincere. La Salernitana invece l'ha studiata a pennello, come si usa fare. Noi abbiamo giocato doppio, noi abbiamo giocato per vincere, li abbiamo prima controllati e poi nella fase finale siamo usciti. A me è piaciuto molto più Lecce, ti devo essere sincero. Matteo, invece abbiamo visto un Khalil un po' stanco. Ma Khalil è arrivato il momento che deve tirare un po' quel fiato. Ma sono pronti gli altri. Ieri c'è stato Negro che inizia ad avere minutaggio, c'è stato Nalini che è subentrato nel secondo tempo. La forza della Sanitana è proprio questa. Forse il Lecce, con le assenze che aveva ieri, si è rimarcato che ha giusto 11-12 titolari. La forza della Sanitana è proprio questa, avere 16-17 elementi che possono scendere in campo senza alcun problema. Allora, il problema è semplice: la Salernitana ha un organico di serie superiore, insieme a questo un tecnico che ha delle qualità, e molti lo hanno criticato in passato. Io ritengo che è un grande tecnico, ha la capacità di tenere il gruppo unito, fa giocare tutti e riesce ad impostare a secondo della partita la sua tattica. Hanno criticato 4-2-3-1, ma non è un problema di numeri, è un l'importante problema è il risultato. Di qualità e di risultati. Il tecnico sta avendo ragione. Fiore, passiamo subito al tecnico. Infatti, perché lui non so se lui ci segue, sa che io sono molto critico. Allora, a me è piaciuto tantissimo la Serena, perché in un momento come questo il mio amico Gaetano, io lo chiamo Gaetano,
si sacrifica molto per la squadra. Quindi noi eravamo abituati che le sue reti erano determinate. Ma la Serano oggi ha un collettivo, io lo dico, in un momento come questo, il difensore ha fatto 3 reti, il centrocampista comincia a segnare. Quando c'è l'organico, la Serano in questo momento ha qualcosa più degli altri, in che senso? Ha una crescita di 6-7 elementi in tutti i settori del campo, dalla difesa al centrocampo e all'attacco. Quindi allora... Matteo, questa difesa che tra Serie A, Serie B e Lega Pro con 20 gol subiti è tra le migliori difese, è proprio l'arma in più quest'anno della Salernitana? Sì, io direi la fase difensiva della Salernitana. Ieri il mister Meneghini ha cambiato sistema di gioco dal 4-2-3-1 al 4-3-3. Però il credo è sempre lo stesso, tutti per uno e uno per tutti. Se avete fatto caso, Gabbionetta a un certo punto difendeva nella nostra area di rigore, ha fatto addirittura un fallo sulla linea del fondo. Quindi la fase difensiva della Salernitana è da ammirare. E poi i migliori in campo sono sempre i centrocampisti. La Salernitana ha un cuore e il cuore della Salernitana è il centrocampo. Moro ieri all'inizio ha trovato un po' di difficoltà nel trovare la posizione in campo, ma quando ci è riuscito, perché da interno Moro non è che fa delle grandi prestazioni, ma ieri dopo i problemi iniziali ha trovato la posizione e ha disputato un'altra grande partita in coppia con Pestrin e aggiungerei anche Favasuri. Ok, passiamo invece subito adesso alla pagella di Fiore Cipolletta, l'attesissima pagella, perché il professore Cipolletta... Una cosa però, ho notato che non hai portato la cucchiarella oggi, quindi sono tutti... c'è la cucchiarella. Vabbè, allora, andiamo avanti. Gori. Tranquillamente 6,5 perché dà tranquillità alla squadra. Io poi la difesa. Vediamo se ci troviamo. Ma perché me lo metti per prima? Io ti devo dire. Lanzaro. Facciamo Lanzaro. Lanzaro. Con grande tranquillità, lui e Trevisan hanno dominato i due centrali, sì. Do questa volta 7 con grande tranquillità, a Lanzaro, perché la partita era determinata. Okay. Trevisan 7, Lanzaro 7, Franco poi 7, Franco 7. 7, Colombo, a Colombo do 8, perché merita, è importante quella fase, ha saputo colpire nel momento giusto. Nel momento che il Lecce si stava per organizzare e forse era la fase più critica per noi, lui l'ha colpito, dopodiché sulle fasce, il grande Salernitana, sulle due fasce, i due centrali non c'è storia, sulle due fasce, compresi il famoso 4-3, che poi se andiamo al 4-4-2, danno una mano, chiudono sulle fasce e gli avversari puntualmente venivano stoppati. Ok, passiamo a Moro. Moro, come tu dicevi giustamente, ha sofferto all'inizio, poi ha trovato posto, perché lui è uno che predilige più al centro, invece con Pestrin centrale si è dovuto defilare, però non cambia niente, 7. E poi Pestrin. Allora, a Manolo do 7,5 perché Pestrin nella fase cruciale della partita, in quella parte l'ha persa a centrocampo, quella poteva essere al 99% una rete, è riuscito a recuperare quel tocco benedetto che ha fatto saltare lo schema, quindi merita quel 0,5 in più perché probabilmente lì poteva scappare il pareggio. Favasuli è in forte crescita, è un uomo ombra, guardate Favasuli, non sembra, è un mediano che corre, si agita, si fa notare, ma guardate, è importante. E quindi che voto diamo? 7. A Gabbionetta lo voglio bene, 6,5. Il tuo Gabbionetta. Mi aveva dedicato, ci eravamo incontrati questa settimana, ha detto se segno vengo sotto la curva e ti vengo a salutare. Non ha segnato, però ci è arrivato vicino, 6,5. Poi passiamo a Mendicino. Guardate, Mendicino io lo dico sempre, anche lui al limite dell'area tiene in agitazione i due centrali, quindi loro lo vedono alto, si sa difendere, 6,5. Passiamo a Gaetano Calil. Guardate, non ho più parole. Lui dice giustamente, Gaetano non segna ma non ci interessa. È l'uomo che dà una mano al limite dell'area, stoppa in fase costruttiva, quindi in questo momento merita anche lui. Io li voglio trattare alla pari, 6,5. Ok, invece passiamo poi subito alle sostituzioni, Negro per Gabbionetta. Do tranquillamente 6 a lui, 6 a Nalini. Anche Nalini. E a Bovo? Questa volta... Bovo. Pochi minuti, gli diamo
a questo punto dobbiamo parlare. Fammi la domanda, dai. La trasmissione non è finita perché ti devi esprimere sull'allenatore, che allora, sono due giornate che sta facendo la differenza. Sì. Allora, a Merighini do 7, sapete che io sono molto critico, da 2-3 settimane dopo il Foggia, compreso il Foggia, la Serena mette palla a terra, fa dei tagli da destra a sinistra, da sinistra a destra, a centrocampo. Qualcuno nel passato diceva che la Serena non faceva più i 3 passaggi, oggi ne siamo arrivati a 7, 8, 9. Quindi Merighini, in un momento come questo, forse da buon padre di famiglia merita abbondantemente il 7. Io sono molto critico, lo dico al mio amico tifoso, quando l'allenatore non dava, non esprime il gioco, a volte gli devo dare 7. Però il tifoso pascolino. Ma Pasqualino fa il tifoso, io sono tifoso un po' particolare. Un po' particolare, perché il tifoso Pasqualino ha detto che è un grande tecnico, Merighini. Quindi chiariamo questa cosa. Andiamo a non mi fare fare polemiche. Invece allora, passiamo un attimo a Matteo, parliamo del centrocampo. È rientrato Pestrin, come l'hai visto? È un centrocampo che ha molta, molta forza. Io ho detto prima, è l'anima della Salernitana. Pestrin è un giocatore eccezionale. Dove c'è il problema, là arriva Pestrin. Quando c'è da fare fallo, da prendersi l'ammonizione, ieri c'è stato. Poi non l'ha accusata assolutamente. Con la sua esperienza è stato in grado di non fare più fallacci, non prendere l'altra ammonizione, ha portato fino alla fine la partita. E ha parecchio su questa vittoria della Salernitana l'ultimo intervento che ha fatto sull'attaccante del Lecce, dove ha praticamente tolto la palla che stava per diventare un'azione molto pericolosa. La prossima gara, Salernitana-Matera. Salernitana-Matera, il Matera di Auteri è una squadra che se indovina la partita può creare problemi. Ma direi che oggi a questa Salernitana non ce n'è per nessuno. Ecco Fiore, non che ce n'è per nessuno. Sì. Speriamo che Pasqualino, la capolista, se ne va. A questo punto io penso che bisogna stare con i piedi per terra. Fiore ha ragione, l'entusiasmo a volte però tira brutti scherzi. Stiamo con i piedi per terra. I tifosi Fiore allora, e andiamo lontano. Io dico Fiore, molto bello, guardate, tu adesso, io da questa settimana inserisco un voto nuovo. Io devo dare 10 a due persone, uno a un tifoso e a tutti i tifosi. Stupenda quella macchia di 287 persone ieri presente. La cosa bella era questa, vi era tutti i gruppi della Valle dell'Irna, dei Picentini, c'era Giffoni, erano presenti Acropoli, quindi una macchia della provincia, ormai la provincia per noi è del Medaglio, e quindi 10 a tutti quelli che erano lì, e un 10 lo devo dare ad un ragazzo che ha incoraggiato per 90 minuti, avevamo un solo ragazzo, Pasquale faccio i complimenti perché alla fine... Che non è Pasqualino però, non è Pasqualino il tifoso. Era un tifoso che ha incoraggiato, e poi la cosa stupenda, se mi permettete, chiunque va a vedere la fase finale della partita ha visto i giocatori della Siena sotto che saltavano con noi, la capolista se ne va, sono stati con noi 5 minuti stupendi, mentre quelli di Lecce stavano lì a rosicare. Signori, io dico che sono altre, avevo detto 4 partite, 2 partite determinanti, quella di lunedì e quella di Catanzaro, dopodiché la Siena sarà a 7 punti da quel momento, noi segniamo tutto, puoi scrivere allora, perché io poi chiedo al cavaliere, lui era presente, io ho detto 4 partite determinanti, sì. Avevo detto quella di Lecce, andiamo in quel di Colmatera, dopodiché a quel termine di quella Siena sarà tra i 6 e 7 punti di vantaggio. A quel punto la Salernitana, signori, sei pronto? La capolista se ne va, ok. Però aspetta, no, un secondo, se ne va con o senza cucchiarella, però aspetta. Oggi è difficile assegnare la cucchiarella, Fiore. Oggi è difficile. Allora, che è successo? Sì. A chi la diamo? Eravamo sempre i tifosi della Siena. Ah, ma prima hai dato 10 quelli che erano presenti. La do agli amici della Curva Sud. Assenti giustificati, diciamo. No. Signori, perché no? Allora hanno un motivo Protestare. Oggi la capolista se ne va. Voi sapete che io vi voglio bene. Sono ritornato in curva con voi, sarò con voi in curva fino alla fine. Signori.